La modella croata smentisce con forza la notizia del ritorno di Fiamma con l'ex concorrente del GF15 Luigi Favoloso. Il Grande Fratello 15 si è concluso da quasi un mese. Un'edizione davvero piena di sorprese che ha fatto mormorare gran parte del web e non solo. Tra le tante polemiche, come dimenticare la lite furiosa tra Baied e Emi Aidan e Zar che ha provocato la squalifica del primo? Ma non solo. In questa edizione del Grande Fratello abbiamo anche assistito alla crisi tra Nina Morita e Luigi Favoloso. I due, prima del reality, erano molto distanti e questo non ha giocato a loro favore. Le dichiarazioni inaspettate di Nina Morita delle ultime ore sul rapporto con Luigi Favoloso smentiscono senza dubbio un ritorno di Fiamma tra i due. Nina Morita smentisce il ritorno di Fiamma con il suo ex, con lui manco morta. La modella croata, letto il commento di un utente che le chiedeva se stesse di nuovo con Luigi Favoloso, ci ha tenuto a precisare che non ha alcuna intenzione di ritornare con Favoloso. Con lui manco morta. Falso, manipolatore ma con me casca male. Ho imparato dal maestro delle truffe. Queste le parole della Morita che è apparsa particolarmente risentita per qualche atteggiamento sbagliato di Favoloso. La modella ha anche accusato il suo ex fidanzato di cancellare i commenti scomodi e negativi sul suo conto. Nina Morita e la crisi con Luigi Favoloso dopo il GF15. Ieri la Morita ha tolto quindi ogni speranza a chi sperava in un riavvicinamento con Luigi Favoloso. All'interno della casa del Grande Fratello 15, Luigi Favoloso in effetti non ha avuto un comportamento molto corretto. L'ex fidanzato di Nina Morita, infatti, si è avvicinato tantissimo alla concorrente Patrizia Bonetti, al punto che tutti pensavano potesse nascere qualcosa tra i due. Favoloso inoltre aveva ammesso di avere dubbi sulla relazione con Nina Morita, colpevole secondo lui di non dargli più attenzioni. In questi giorni, nonostante le incomprensioni, il loro riavvicinamento sembrava sicuro, di recente i due sono stati anche paparazzati insieme. Ci ha pensato Nina Morita però nelle ultime ore a fare un po' di chiarezza su tutta la vicenda, lanciando anche delle accuse ben precise al suo ormai ex fidanzato Luigi Favoloso. Non ci resta che attendere per scoprire se effettivamente tra i due non ci sia alcuna possibilità di tornare insieme, oppure se si è trattato soltanto di un litigio dovuto ad altre incomprensioni. Voi cosa ne pensate? Nina Morita avrà messo una pietra definitiva sul rapporto con Favoloso oppure è soltanto una crisi passeggera?